Una Pasqua speciale, quella festeggiata in Oltrepò Pavese da tanti turisti e curiosi che sono venuti a scoprire un'accoglienza fuori dal comune. Noi siamo andati all'agriturismo La Colombina, dell'azienda agricola Idoria di Montalto Pavese, azienda storica in Oltrepò sulle colline del vino della Lombardia fin dal 1800. Montalto Pavese è un comune italiano di 857 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Per la sua posizione dominante, le prime colline sopra Casteggio, il bel castello con il giardino all'italiana e per la sua produzione di vino è chiamata la regina dell'Oltrepò. Oltrepò Pavese. Le prime notizie su Montalto risalgono al X secolo, quando con il toponimo Monsaltus è citato nel diploma dell'imperatore Ottone I dell'anno 962, in cui vengono donate diverse corti di Montalto al monastero di Santa Maria delle Cacce di Pavia. Meta di numerosi turisti appassionati di aeromodellismo, la località Belvedere, sita sulla cresta di una collina e soggetta a forti venti a causa della sua posizione a separazione della strettissima Valle Scuro Passo e della Valle del Ghiaie. I forti movimenti d'aria rendono divertente il volo di aeromodelli, deltaplani e parapendi. Degno di nota anche il castello di Montalto Pavese. Il paese è inoltre conosciuto per il suo maniero che, data la quota cui è posto e data la sua posizione dominante la valle del torrente Verzate, è visibile da gran parte della Lombardia anche da lunghe distanze. Altri punti di interesse: la Madonna del Vento, che domina il paesaggio a vigneto, e anche la Big Bench, recente installazione, una panchina gigante dalla quale ammirare un paesaggio mozzafiato. E nella Valle del Riesling dell'Oltrepò Pavese, l'azienda Idoria di Montalto ha lavorato per più di 20 anni con ricerca scientifica e grande competenza in vigna e in cantina per valorizzare Riesling e Nebbiolo. Nebbiolo, sì, perché quel pezzo di Oltrepò Pavese è anche antico Piemonte. All'azienda Doria, all'agriturismo La Colombina, che Pasqua è stata e che cosa cercano questi turisti in Oltrepò? Ma il turista in Oltrepò Pavese cerca qualità, serenità, ambiente e correttezza e l'accoglienza soprattutto. Oggi La Colombina e l'azienda Doria vengono un po' a mettere, diciamo, al centro la cultura dell'accoglienza dell'Oltrepò. Che cos'è la cultura dell'accoglienza? Che cosa serve sviluppare? Il sorriso e l'accoglienza, semplicemente offrendo un buon po' d'orti, essendo corretti, lineari, puliti, no? E offrire quello che il territorio ha da dare al meglio con serenità e a braccia aperte. Questa è un'azienda molto innovatrice e molto scientifica. Quali sono gli elementi che vi distinguono? Ma è qualcosa che ci ha permesso di superare alcuni limiti, che è il mondo del biologico, siamo andati anche un pochino avanti, perché l'idea di fondo è filosofica, è quella di non far male alle persone. Quindi abbiamo fatto prima la battaglia contro le coratossine, poi contro le istamine, e poi ci si è aperto un mondo che il vino potesse addirittura far bene. Abbiamo iniziato una collaborazione con l'Università di Pavia e con la dottoressa Maria Taglia, e infine 7 università hanno studiato il nostro vino, dimostrando in 3 anni di studio che addirittura è un antibiotico naturale, pubblicato su una rivista medica americana. Da qui l'idea di fare un vino che non è il prodotto della fermentazione degli zuccheri per fare alcol, ma è utilizzare 4 solventi naturali presenti nel vino, che sono l'acqua di vegetazione evidentemente, l'alcol, la glicerina e la CO2 come estrattori solventi per i polifenoli. Quindi polifenoli come parametro per fare la giusta vita, la nutraceutica. Nebbiolo e Riesling sono la cifra dei progetti enologici e della strategia ventennale, anzi più, di questa azienda. Perché? Ma perché Nebbiolo è Oltrepò Pavese. No, l'Oltrepò Pavese è antico Piemonte, nella Cascina Simbardi. Nel 1950 si faceva già il nebbiolo e c'era più nebbiolo che croatina prima dell'arrivo dell'oidio e della peronospora. Si è perduto perché chiaramente, non avendo una cura, l'oidio distruggeva il nebbiolo, mentre la croatina era più resistente e è stato semplicemente sostituito. Ma da un'analisi fatta insieme agli studi del Gallini e ai preziosi studi del professor Rizzi, si è dimostrato che la terra di qui è esattamente langa, con un clima migliore delle langhe, e qui viene benissimo il nebbiolo.
tra le altre cose, nel 1955 a Casteggio, nella cantina sociale di Casteggio, si vinificavano 1000 quintali di Nebbiolo. Quindi è patrimonio storico che Dori ha contribuito, insieme all'Università di Milano, a recuperare. È una soddisfazione anche dopo tanti anni sentir dire che l'affinamento del vino viene meglio nel legno di castagno e non solo nel rovere francese. Beh, certo, ma nel tentativo di voler in qualche modo ridurre l'importanza del vino italiano, i francesi hanno imposto la loro cultura del rovere. Ma da sempre i grandi vini italiani nascono, anche il Brunello di Montalcino, in castagno. La cultura del legno di castagno è stata ripresa dal CNR di Porano, dimostrando che il miglior castagno d'Europa sta al centro Italia. In effetti c'era un mercato che dal centro Italia portava le botti fino a Casteggio. Per cui che cosa succede? Che i francesi hanno fatto bene a dimostrare, è vero, che il rovere francese è meglio del castagno, ma il castagno francese, che cresce molto rapidamente perché c'è tantissima acqua. Nel centro Italia, dove il terreno è molto drenante, il castagno cresce lentamente. E allora la botte grande di castagno dà degli aromi, dei profumi, delle sensazioni tutte italiane. In qualche modo usare il castagno italiano con il vino italiano è tipicità al quadrato. L'azienda Doria e l'agriturismo La Colombina di Montalto Pavese dimostrano che l'Oltrepò Pavese ha molto spazio per crescere. Perché, Manini? Ah, perché c'è un ambiente fantastico, c'è una cultura fantastica, siamo a 40 km da Genova, siamo un microclima continentale guardando la pianura padana, è il punto d'incrocio tra la cultura del nord e del sud Europa e tra la cultura dell'est e dell'ovest dell'Europa. Tant'è che convivono, unico posto al mondo, il Pinot Nero, il Nebbiolo e il Riesling Renano, che rappresentano tre culture che rappresentano la Mitteleuropa in pieno. Cosa manca per crescere ancora? La voglia di crescere, la voglia di crederci e un pochino di formazione aggiuntiva. E poi l'Oltrepò Pavese è anche tanta famiglia, perché questo è un po' un carattere distintivo in questa meravigliosa parte della Lombardia. Ah, ma certo, l'Oltrepò Pavese, la vigna rappresenta la famiglia e le storie delle famiglie. Quando sono arrivato si parlava di fare vini moderni, no? E in qualche modo ho detto, ma io so fare le sottrazioni. E mi dissero, ma che cosa c'entra? Dico, guardi, nel 1975 Pietro Doria, il nonno dei miei soci attualmente, no, è stato premiato per 175 anni di attività dalla Camera di Commercio di Pavia. Ora, facendo una semplice sottrazione, 1975 meno 175 fa 1800. La famiglia Doria fa vini dal 1800 in Oltrepò Pavese ed è stata premiata a Roma per i 150 anni dell'Unità d'Italia tra le 150 aziende più longeve d'Italia. E adesso Azienda Agricola Doria è attualmente l'azienda agricola più longeva di Lombardia e sta in Oltrepò Pavese. Ma tante famiglie negli stessi anni hanno fatto lo stesso percorso, ma non viene valorizzata la lunga storia. E un vino senza storia e un territorio senza storia non ha un grande futuro.